Ed eccoci ragazzi nuovamente insieme con la cucina per tutti in pillole. Essendo ottobre oggi ci dedichiamo alle castagne o ai marroni. Vi faccio vedere come prepararle al meglio. Vediamo il primo procedimento da fare. Questo è un procedimento che va bene per tutti i tipi di cottura. La prima cosa che facciamo è prendere una boule, una ciotola, riempirla d'acqua. Andiamo ad inserire le nostre castagne e le lasciamo nell'acqua per circa un'oretta. Allora, vi dico che le castagne, per essere sane, devono, come in questo caso, rimanere a fondo. Se invece hanno un baco, un buco o sono danneggiate al loro interno, saliranno in superficie ed ecco che noi le andremo ad eliminare. In questo caso fortunatamente sono tutte sane, quindi aspettiamo un'oretta che si reidratano dopo la raccolta nel bosco e poi vediamo qual è il secondo procedimento. Sono passati circa 40 minuti da quando abbiamo messo i marroni nell'acqua a reidratarsi. Nel frattempo ci prepariamo una pentola con dell'acqua. Sotto accendiamo il fuoco. L'acqua sta arrivando a bollore, è trascorsa anche un'ora, le castagne sono state ben reidratate. Ora noi, dopo averle scolate, facciamo questo procedimento. Le dobbiamo andare ovviamente a incidere. Facciamoci aiutare magari da un coltello seghettato e andiamo praticamente a incidere, vi faccio vedere, tutta quanta la superficie superiore della castagna. Praticamente gli andiamo a fare un'incisione che va dal lato, come potete vedere, all'altro lato. Questo ci permetterà, quando le andremo a sbollentare, perché quello è il procedimento che faremo, di creare, diciamo, un'apertura facilitata che ci permette di eliminare sia la buccia sia la pellicina che si trova al suo interno. Completiamo l'operazione con tutti quanti gli altri marroni. Ragazzi, se vi posso dare un consiglio, andate a foderare la parte sottostante del fornello dove andrete a cuocere le caldarroste. Io ovviamente le chiamo caldarroste in questo caso perché le cuocerò proprio in una padella con i buchi. Questo vi aiuterà sicuramente a tirare semplicemente via la carta stagnola e avere sotto il fornello l'acciaio pulito. L'acqua bolle, ora possiamo mettere le castagne. Quanto le teniamo? Giusto il tempo di far ritornare l'acqua a bollore e poi le possiamo mettere nella padella con i buchi. Ragazzi, guardate, le abbiamo appena messe in padella e si stanno già aprendo. Avete visto come funziona per bene questa operazione, questo procedimento? Mettiamogli su anche per 30 secondi un coperchio. Il vapore, diciamo, completerà la fase di apertura. Poi lo togliamo e cuociamo le castagne per farle diventare caldarroste. Ci siamo quasi! Guardate che belle che stanno diventando. Proprio delle belle caldarroste adatte a questo periodo di freddo che comincia ad arrivare. Oltre a creare una bella crosticina, la sbollentatura ci permetterà di tenerle morbide al loro interno. Giusto un minuto ancora e le possiamo andare a mettere in un piatto. Abbiamo terminato la cottura, ho messo le caldarroste in un piatto e per un minuto circa lascio sopra un canovaccio in questo modo. Avete seguito tutto il procedimento che vi ho consigliato? Beh, se l'avete fatto, il risultato quale sarà? Sarà una caldarrosta perfetta, arrostita bene, morbida dentro, ma soprattutto il risultato sarà questo. Guardate e sentite. Guardate che bello, si apre in maniera perfetta. Vedete? Ha fatto questa bella crosticina, ma dentro è rimasta morbida. Vedete? Né troppo cotta né troppo cruda. Quindi da pillole della cucina per tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!